Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la rassegna stampa di TV6. Iniziamo subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali, poi passeremo anche ai titoli dei principali quotidiani italiani. Eh, dal centro edizione di Pescara il titolo di apertura tra foro accordo per non chiudere a 24 fumata bianca al vertice fra Strada dei Parchi e Ministero dei Trasporti oggi dovrebbe arrivare l'ufficialità. Nel taglio alto altra notizia importante di ieri per quanto riguarda però lo sport, ribaltone in Serie B, il Palermo viene retrocesso il Pescara arriva Direttamente in semifinale in campo il 22 di maggio per i playoff e poi la denuncia alla CISL Sevel penalizzata dall'assenza di vere strade e di infrastrutture. Poi andiamo a vedere eh, nello spazio delle cronache, mh, apertura in forze, terme, appello alla regione per Caramanico, è saltata ieri la riapertura delle terme di Popoli, non si sa niente invece alle terme di Caramanico, appello alla regione da parte di CGL Cisle e del sindaco di Caramanico Angelucci. A Francavilla preso il ladro che assalta gli stabilimenti, a spoltore poi si schianta con la Porsche, grave un 52enne. Proseguiamo con la notizia centropagina, la Lega, il mercato etnico non si tocca, pescare il carroccio frena, sospiri, no alla chiusura o si rischia la Corte dei Conti. Uh, a centropagina il rilancio dell'impianto sportivo, le Naiadi avranno una nuova vita a gestione affidata alle società pescaresi. Di spalla la cerimonia per il premio Prisco, Marotta e De Zerbi, protagonisti a Chieti, una cerimonia di altri tempi, quelli che spesso rimpiangiamo. Italo Cucci sintetizza così l'atmosfera che ha accompagnato al Teatro Maruccino di Chieti la diciassettesima edizione del premio nazionale Giuseppe Prisco. Nel taglio basso troviamo anche il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, il titolo Una squadra per ricordare chi non c'è più. Restiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo a vedere adesso eh, l'edizione di Cheti Vasto. il titolo di apertura eh, lo vedete lo stesso eh, della precedente edizione, quella pescarese che riguarda il traforo del Gran Sasso. Nel eh, taglio alto un focus particolare. Sulla Seve la Tessa, tirata d'orecchia la politica, Seve l'allarme della CISL: non c'è futuro senza strade migliori. E poi Regione oggi al voto, tra Bocchi, Marsilio vuole la nuova legge. Andiamo nello spazio delle cronache. A San Salvo resta un giallo: la morte di Christian. L'autopsia sul 19enne morto mentre giocava a calcetto esclude l'infarto e lo shock anafilattico. Saranno eseguiti ulteriori accertamenti questa mattina, intanto alle 11. I funerali a San Salvo. Ci spostiamo a Lanciano: con Corso Asli. Il TAR fa ripetere gli esami orali. Venerdì a Chieti: Giro d'Italia, niente mercato e scuole chiuse. Questa è la decisione del comune. Eh, a centropagina pagina ritroviamo chiaramente il mh, premio Prisco, e De Zerbi, protagonisti al premio che si è tenuto ieri a Chieti e poi insulti su Facebook, 12 denunciati, Chieti nei guai gli amici della titolare di una palestra condannata per la musica troppo alta. Di spalla il libro Poesie dialettali, La giovinezza accresciuta di Rosato Allanciano. Andiamo avanti nell'edizione teramana del eh, centro, anche qui il titolo di apertura è sempre quello che riguarda il traforo l'accordo per evitare la chiusura ehm, del, della 24 che taglierebbe in due l'Italia. E poi il post terremoto: eh, Teramo, gli sfollati pronti a mobilitarsi, basta con i ritardi. Andiamo a vedere le altre notizie nelle cronache, Ospedale di Teramo, cure innovative per combattere le, le grave, Mazzini all'avanguardia nella cura del mal di testa, un farmaco no eh, nuovissimo, tanto che ancora non è stato approvato dall'AIFA, è stato somministrato da un mese a 10 pazienti del centro cefalee. E poi la società di Villa Rosa, si cercano 50 animatori per l'estate, ancora libraio di Teramo, libri a domicilio per sfidare i grandi gruppi. Andiamo a vedere ancora la cronaca. Processo il re dei prefabbricati, capannone crollato per la neve a Sant'Omero. De Eugenio è uno dei tre imputati. A centropagina il calcio parla il patron Campitelli. Non mollo il Teramo e troverò nuovi soci. Questa è la rassicurazione del presidente del Teramo. Ci spostiamo adesso sull'edizione Aquilana del quotidiano Il Centro, andiamo a vedere le principali notizie, partiamo dal Taglio Alto, L'Aquila, vigili del fuoco, stadio, controlli sulle torri littorie del Comunale Fattori. Poi, eh, nello spazio delle cronache, eh, sempre dal capoluogo, il testimone legale Grimaldi con il cardinale elettricista. Tra, mh, tra virgolette, l'avvocato Aquilano Fabio Grimaldi è testimone dell'evento che ha fatto il giro del mondo. La riattivazione della corrente nel palazzo occupato da eh, spin, la, eh, spin Time Labs da parte del eh, cardinale Krajewski. Poi. Ad Avezzano, ospedale senza radiologi, niente ozonoterapia sul Mona, sparite le aree di sosta davanti al Carmine. Poi ancora eh, Semaforo ad Avezzano, 13.000 multe da annullare, lo chiede l'opposizione in comune per gli automobilisti beffati. Andiamo adesso nella fotonotizia: lutto nella scuola è morto il professor Spacca, aveva 70 anni, ehm, già docente eh, di italiano, Alvaro Spacca. Questo per quanto riguarda il centro, adesso cambiamo testata, passiamo all'edizione abruzzese del Messaggero. Il titolo di apertura: Gran Sasso, prove d'intesa ai vertici di Strada dei Parchi e Ministero. Uh, presto la nomina del commissario per il traforo, la società verrebbe sollevata da responsabilità penali, caccia alle risorse per i lavori. E poi, altro fronte: Sase, Sasi perdite idriche del 35% per l'acquedotto um, che è gestito proprio dalla Sasi, um, che opera um, nella provincia di Chieti. Di spalla caso Sevel basta ostacoli al mondo delle imprese e ehm, l'articolo che parla appunto eh, dell'allarme scattato in Sevel dopo l'annuncio di PSA eh, di eh, produrre 100.000 furgoni in Polonia, la CISL elenca le mancanze della politica a sostegno delle aziende. Più avanti nella seconda parte vedremo anche il servizio su questa notizia. Uh, proseguiamo a centropagina, aziende svuotate dei patrimoni, 16 a processo Chieti contestata l'associazione a delinquere la procura a capo c'era Mauro Mattucci. Nella fotonotizia Pescara stangata del tribuna Tribunale a Luigi D'Alessandro usura condanna a quasi 9 anni, anni e 10 mesi per la precisione. Per Luigi eh, D'Alessandro avrebbero approfittato della crisi di commercianti e piccoli imprenditori per prestare loro soldi a strozzo. Nel taglio basso a Chieti il premio Prisco a Beppe Marotta per la diciassettesima edizione del premio ai principali e più importanti personaggi dello sport, nel taglio alto sotto la testata le altre notizie Piscine Lenaia di gestione alla Pinguino, Serraiocco esce di scena e poi l'evento, l'Abruzzo si prepara a ospitare il Giro d'Italia per la Serie B, il Palermo è retrocesso il Pescara sale al quarto posto clamorosa sentenza a questo punto il Delfino affronterà la vincente della sfida Verona per che sale all'ottavo posto, playoff: che non vengono spostati date confermate. Andiamo a vedere, eh, completiamo così la carrellata sui quotidiani abruzzesi. La città, quotidiano della provincia di Teramo, il titolo di apertura intesa vicina sul traforo e eh, Gran Sasso. Commissario e inquinamento, oggi la riunione decisiva tra Strada dei Parchi e Ministero per scongiurare la chiusura che vi ricordo è stata fissata il 19 di maggio prossimo. E poi eh, nel taglio alto da San Gabriele a Meggiugorie, oggi si parte, sorrisi e benedizioni per vincere il maltempo. Tempo, eh, Roseto degli Abruzzi, eliminati gli aumenti sulla pubblicità. E poi mancano 2 milioni di tari mai pagati. A Roseto, eh, andiamo a vedere di spalla l'intervista: confermata la condanna per eh, Severino Antinori. Ancora con l'atterrato: ricostruzione che non c'è, sale la tensione. Andiamo nella fotonotizia a Roma, l'osservatorio dell'acqua ricevuto in Parlamento, che sia la volta buona e il titolo sulla fotografia eh, di gruppo. E poi ancora, ecco come cambieremo il corso, Costantini presenta il progetto pedonale per Via Sauro a Giulianova. Nel taglio basso, fuoco della terra da pescare un tris di mostre con le opere di Annunziata Scipione. Dunque, abbiamo visto anche la città che chiude la carrellata dei eh, principali quotidiani abruzzesi. Adesso andiamo, eh, andiamo a vedere i titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. In apertura scritte proteste di Maio a Salvini: troppa tensione. Il Viminale: via solo gli striscioni pericolosi. La Lega chiede l'autonomia prima del voto. E Poi tra tattica e necessità e la riflessione di Antonio Polito perché i 5 Stelle guardano al Partito Democratico. L'editoriale invece è firmato ad Angelo Panebianco, posizioni e scelte, la sinistra che torna alle eh, radici. E poi nella fotonotizia troviamo il eh, Maltempo che è imperversa in questo metà maggio, eh, Maltempo sfollati e scuole chiuse in Emilia Romagna, fiumi in piene alluvioni la primavera che eh, non c'è. Andiamo a vedere poi il caso che ritroveremo anche su altri quotidiani dell'elemosiniere del Papa. Nel palazzo senza speranza solo il Papa pensa a noi, il Cardinale ha riportato la luce, ma i problemi restano. Andiamo a vedere la Repubblica, eh, il titolo eh, principale riguarda Salvini. Salvini, occhio alla ruspa. Intervista a Di Maio. La smetta coi fucili. L'ultradestra è un pericolo. La sfida di Zingaretti serve trasparenza sui 49 milioni scomparsi al ministero e latitante. Record di assenze e perde nel voto in Sicilia. Questo dunque è il focus che propone Repubblica su Matteo Salvini e poi l'editoriale di Carlo Verdelli. Il tempo del coraggio è il titolo della riflessione odierna. Le altre notizie il banchiere Carlo Messina tre mosse anticrisi il cardinale Pietro Parolina al Papa le scuse dell'Occidente eh, questo per quanto riguarda appunto le altre notizie all'interno del giornale passiamo alla stampa il quotidiano di Torino apre così la Lega adesso apre il fronte della cultura eh, la gioia se ne vada al salone ha censurato Casa Pound, Appendino e Chiamparino eh, dicono non si tocca Di Maio intanto parla di troppe tensioni nelle piazze Salvini risponde pensi ai morti sul lavoro verso il voto di maggio in Piemonte la battaglia decisiva scrive Marcello Sorgi e poi la replica del direttore ma io rispondo solo ai 150.000 lettori del lingotto per quanto riguarda le polemiche appunto sulla gioia e sul salone del libro Uh, andiamo a vedere poi uh, le altre uh, notizie sulle altre testate. Il Fatto Quotidiano apre così: Cairo e i suoi media in campo. La nuova legge può bloccarlo. Il testo: niente politica per tycoon ed editori. In commissione alla Camera il provvedimento dei 5 Stelle: salta la norma, la norma che impedisce a chi supera i 10 milioni di patrimonio di andare al governo. E tra parentesi alle autorità, e poi Piazze di Maio: basta tensioni. Roma, Brembate, Blindati e Pompieri al servizio di Salvini. Ancora i ballottaggi, ultimo test pre-europeo e comunali in Sicilia. La Lega a secco vincono i 5 Stelle e l'Inciucio, PD Miciche. Nel taglio centrale, PD Noviguai, chiesti 13 mesi per sala, indagato mister Fritture. Da nord a sud, il processo al sindaco di Milano e l'inchiesta sul braccio destro di De Luca. Andiamo sul sole 24 ore, cambiamo, eh, cambiamo registro. Guerra fredda tra Lega e 5 Stelle, scontro su 30. Dossier divisi su tutto, nessuna tregua fra alleati, la lite continua, governo battuto ieri alla Camera, dalla TAV alle autonomie al DL Crescita dopo il voto difficile ricomporre eh, l'intesa secondo il quotidiano di Confindustria, al rallentatore al Senato anche il DL sblocca cantieri, probabile il rinvio in aula. Nel frattempo l'osservatorio del Lance diffonde questi dati. Gelata con un meno 33% sugli appalti ad aprile pesano festività e riforma del codice. Proseguiamo ancora con il sole, l'escalation sui dazi, stretta cinese da 60 miliardi, paura sui mercati, borse in rosso. E qui vedete proprio il grafico che vi riassume la caduta dei listini in Europa e negli Stati Uniti. E poi, per quanto riguarda la fotonotizia, da oggi gli speciali Europa del sole: 24 ore, 6 partiti, 6 idee di unione futura in vista eh, delle elezioni europee del prossimo eh, 26 di maggio. Su Avvenire chiaramente si torna sulle lemosiniere del Papa, una luce di carità è il titolo del quotidiano cattolico. L'elemosiniere del Papa Creveschi ha riallacciato la corrente in un palazzo occupato a Roma. Gli inquilini dello stabile ex Impdap, grazie al Cardinale, siamo pronti a pagare. Presentato un esposto dalla destra estrema, attacchi a Papa Francesco e alla Chiesa in generale. Poi inchieste su uh, mercati e piazza e sale l'attenzione. Eh, Prevoto spread da 277 in risalita, chiesti 13 mesi per sala, il Movimento 5 Stelle avverte la Lega sull'ordine pubblico e questo è il riassunto della politica su avvenire. Andiamo sul messaggero adesso, il titolo di apertura, eccolo qui, cardinale sotto inchiesta per il Blitz, in procura esposto sulla violazione dei sigili nel palazzo occupato nel centro della capitale, il nodo del conflitto PM-Vaticano sull'immunità, gli abusivi avevano rifiutato le case comunali. Poi le altre notizie, striscioni antisalvini, tensione nel governo di Maio Rischio Piazze, a centropagina le donne ripartono dall'autostima, da Roma la scossa del messaggero Mind the Gap, l'evento per rilanciare la nuova sezione web del giornale. E Poi sul tempo, ancora Quotidiani Romani, il titolo di apertura vincono sempre i prepotenti. Tutti applaudono la bravata del cardinale e gli occupanti illegali chiedono ancora di più, umiliati grazie a questa vicenda, i veri poveracci che tirano la cinghia e rispettano le leggi, dunque posizione polemica del tempo. Nel taglio centrale, anziano uccisa per rapina, presi 5 Rom, la novantenne romana selvaggiamente picchiata, la banda viene dai campi di Via Salviati e Via Gordiani ora il giornale il titolo è sulla politica segnali di centrodestra eh, tra Salvini e Berlusconi messaggi di disgelo asse in Europa di Maio alla Lega troppe tensioni in piazza cambia il vento secondo il quotidiano di eh, Sallusti eh, poi eh, di spalla Milano nel mirino dei PM Fontana e Sala chi fa l'Italia e chi la disfa sulla verità Nuova teologia della liberazione dalla bolletta, la carità pelosa del Vaticano con il colpo di mano sui contatori della CEA, le lemosiniere del Papa non solo legittima una serie di azioni illegali ma si arroga il diritto di fare beneficenza con il portafoglio altrui e senza la decenza della discrezione dagli affitti alla discoteca, tutti gli affari in nero del palazzo occupato. E questo quanto scrive il quotidiano diretto da Belpietro. E poi eh, la foto di Fazio a centropagina, il martirio premeditato del milionario Fazio per una modifica di eh, routine. Poi a centropagina presi cinque Rom che hanno ucciso una vecchietta. Abbiamo già visto la notizia che arriva da Roma. Sul mattino di Napoli il titolo che apre il giornale Noemi ecco le immagini che incastrano il killer, il jeep convalida agli arresti dei fratelli del re, il movente e la droga, i due filmati per giorni a Napoli eh, decisivi, moto, scarpe, casco e eh, t-shirt e qui vedete proprio le foto in sequenza temporale e poi la politica via le scritte contro Salvini di Maio basta estremismi, rimosso uno striscione a Bergamo, il vice premier 5 Stelle avvisa la Lega, nelle piazze c'è troppa eh, tensione andiamo a centropagina Cardinale denunciato, il Papa lo promuove, stabile occupato, esposto della società energetica, le tensioni nella curia per l'appoggio di Francesco. E poi dipendenti pubblici stoppa le migrazioni, il colloquio, il ministro della pubblica amministrazione, buongiorno, concorsi territoriali, si parte dalla campagna. Chi verrà assunto in una regione non potrà più trasferirsi. Andiamo sui principali quotidiani sportivi nazionali, partiamo dalla Gazzetta dello Sport che già vedete nel riquadro, il titolo riguarda chiaramente l'Inter, Inter C6 quasi Spalletti risale al terzo posto Atalanta sorpassata la Champions e ormai lontana solo tre punti il posticipo in Nerazzurri battono il Chievo 2 0 con Politano e Perisic e poi nel derby Emiliano poker del Bologna per la salvezza Parma inguaiato 4 1 è finita la partita Le due, eh, i due posticipi hanno chiuso la giornata di campionato in serie A e poi di spalla, Allegri Agnelli. Domani la verità del Piero. Avanti se c'è sintonia. L'intervista d'Ale. La stagione dei bianconeri è più che buona. Conte un ritorno, mi stupirebbe. Il mercato rossonero. Futuro Milan. saint Maxim. Sensi Everton nel mirino. Il club si rafforzerà solo con giocatori under 25. Donne. La morace esce. Il contestato progetto della UEFA e delle CA ehm, Super Champions. Le leghe in campo, pronti allo sciopero. Italia e Spagna decise presto la frontiera. Francia a Cairo c'è una reazione veemente. Poi nel taglio basso il Giro d'Italia. Giro Viviani KO con la VAR, vince la volata di Orbetello. Ma dopo aver deviato, successo di Gaviria, ciclismo finale col giallo in Toscana. La vittoria decisa davanti ai monitor. Per il tennis, Fognini e Cecco Ockey e Febbre Azzurra e Sinner si allena con Re Federel, il grande tennis a Roma. Per il Basket LBA Awards, Crawford è eletto il miglior giocatore della stagione di A, carica. Cremona, andiamo a vedere sul Corriere dello Sport. L'Inter aspetta la firma Conte alla rovescia. Questo è il gioco di parole. Intesa raggiunta: contratto di 3 o 4 anni, stipendio vicino ai 9 milioni. Solo una rottura Agnelli e Allegri potrebbe fargli cambiare idea. Uh, intanto, per quanto riguarda sempre l'Inter, Spalletti torna al terzo posto. Chievo battuto con Politano e Perisic Champions a tre punti. Nel taglio alto, il Terremoto in Serie B che riguarda chiaramente anche il Pescara. Palermo retrocesso in C e playout cancellati. Velezia e Salernitana salve Perugia ai play-off, che potrebbe essere proprio una uh, delle squadre con cui il Pescara si dovrà confrontare. Nel uh, taglio basso. Fognini già incanta, agli internazionali travolge Songa in due set, passa anche Cecchinato, Sonego eliminato. E poi Furia Viviani vince, anzi no, Giro d'Italia, Elia arriva primo in volata, ma la Giuria lo retrocede. Andiamo a vedere poi il quotidiano sportivo. Uh, scatto Champions per l'Inter, il titolo che apre il giornale. L'Inter batte il Chievo 2-0 e sale a più 4 dalle quinte. I cardi ancora a secco di spalla, Juve spaccata su Allegri. Ora si decide, poi la B. Palermo in Serie C: Caos playoff, playout azzerati. Nel taglio basso troviamo anche il Milan che si schiera con Gattuso per la conferma. Intanto la Morace saluta le rossonere dopo una stagione. Questo per quanto riguarda eh, i eh, quotidiani eh, sportivi che chiudono così la carrellata eh, dei titoli eh, nazionali. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere eh, le previsioni del tempo eh, per le prossime ore e poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa per andare ad aprire insieme le eh, pagine interne dei quotidiani abruzzesi e vedere anche i nostri servizi. Vi aspetto. Seconda parte della nostra rassegna stampa, come sempre dedicata alle pagine interne dei quotidiani regionali eh, partiamo dal primo piano del centro dove si parla di industria e del caso Sevel, infrastrutture d'Abruzzo. Per Sevel non c'è futuro senza le strade l'allarme della CISL dopo la decisione del gruppo Peugeot Citroen PSA di produrre 100.000 furgoni in Polonia. Le occasioni mancate della politica sono state descritte nella conferenza stampa eh, di ieri che fra poco andremo a vedere nel servizio. Proseguiamo con questa pagina, Denso a rischio il nuovo motore elettrico, il sindacato teme lo spostamento della lavorazione in Ungheria. E poi ancora Uh, per quanto riguarda il PSA che si prepara a lanciare 12 modelli, il gruppo punta sugli allestimenti elettrici e ibridi e rinnova l'accordo con l'Università di Orléans. Uh, restiamo su questo argomento, sull'argomento uh, Sevel, mm, andiamo uh, sul messaggero vicenda Sevel, tutti gli ostacoli all'attività delle imprese che sono state eh, sono stati descritti eh, dalla Cisle nella conferenza stampa di ieri Cisle che ha puntato proprio il dito eh, su quanto non fatto dalla politica che potrebbe in un futuro nemmeno troppo lontano eh, portare via la Sevel eh, dall'Abruzzo o quantomeno depotenziarla in maniera molto grave comunque andiamo a vedere insieme il eh, servizio sulla conferenza stampa di ieri L'anno scorso noi abbiamo fatto 137.000 furgoni di PSA, quindi se ne fanno 100.000 in Bologna questo ci può portare dei problemi. Passa dall'infrastrutturazione della Val di sangro il futuro di Sevel in Abruzzo. Per la fabbrica dei record, campione europeo della produzione del ducato e dei veicoli commerciali di Peugeot e Citroën, si è acceso l'allarme rosso quando il colosso francese ha annunciato che 100.000 furgoni di grandi dimensioni verranno prodotti nello stabilimento di Gliwice in Polonia. Tutto scritto nell'accordo di febbraio fra PSA ed FCA, valido fino al 2023, ma i numeri annunciati dai francesi hanno messo in allarme i sindacati preoccupati dalle proporzioni dello spostamento di produzione, possibile preludio, dicono, ad un depotenziamento di Sevel e in un futuro nemmeno troppo remoto alla delocalizzazione dello stabilimento. Per questo la FIM Cisle con Gian Domenico Bologna punta il dito contro la politica che negli ultimi vent'anni ha tergiversato rispetto alla soluzione delle grandi questioni infrastrutturali che riguardano la Val di Sangro e nel complesso l'intero sistema regione. Parto citando Marchionne che disse resteremo qui anche senza i francesi. Eh... Insomma, però Marchionne adesso non c'è più, c'è un'altra governance. Avete il timore che magari venuto meno l'abruzzese d'origine al capo di FCA possa cambiare qualcosa? Ma non credo che FCA possa cambiare qualcosa. È chiaro che noi abbiamo delle preoccupazioni rispetto alle cose che abbiamo sentito in questi giorni. Serve che tutto il sistema Abruzzo faccia la propria parte e questo significa risolvere i problemi strutturali che da vent'anni ormai sono fermi, quindi la superstrada per collegare la. Adriatico al terreno, la questione dei porti, la questione della banda larga, la questione del costo dell'energia. Non bastano più solo le dichiarazioni e dire abbiamo messo la prima pietra, ma bisogna che le opere si completino. Anche da parte della segreteria regionale della CISL arriva l'appello alla politica: fare presto perché il 2021 è dietro l'angolo. C'è una data, quella del 2021 che è un po' lo spartiacque. Assolutamente sì, e sappiamo che entro il 2021 oh, questi grandi gruppi avranno decisioni da prendere e chiaramente loro ragionano sempre in termini quinquennali, decennali. Se oggi la politica non si siede al tavolo con il sindacato, con le forze sociali, con gli enti comunali per cercare di reimpostare una programmazione industriale e infrastrutturale del nostro territorio noi rischieremmo veramente di trovarci poi in quel momento a dire lo avevamo detto, non si è fatto nulla e perderemmo delle grandi occasioni che ci porterebbe indietro nel profondo sud. Continuiamo cambiando argomento. sempre nelle pagine di primo piano del centro. Ancora per quanto riguarda le infrastrutture, in qualche modo i due temi si toccano. Tra foro c'è l'accordo per non chiudere strada dei parchi e Ministero dei trasporti lo trovano in serata per il bene della regione. Oggi, tra parentesi salvo sorprese, la notizia diventa ufficiale. Oggi la richiesta. In Consiglio Legnini propone a Marsilio fatti nominare commissario per quanto riguarda proprio il Gran Sasso e poi la voce della maggioranza imprudente attacca trovata una situazione drammatica. Eh, proseguiamo con questa notizia, l'intesa supera anche l'ondata di reazioni in prima fila a Biondi, Commercio e Federal Berchi che chiedevano lo stop del provvedimento, tra l'altro era fissato per giovedì un consiglio comunale straordinario proprio all'Aquila, vedremo se sarà confermato o meno eh, ancora su questa notizia il messaggero la chiusura del traforo, strada dei parchi e MIT, caccia i fondi, niente responsabilità, bozza di accordo per scongiurare l'intervento interruzione del traffico sulla 24 il ministero metterebbe strada dei parchi a riparo da nuove azioni legali. Quella falda che affiora in due sale dei laboratori controlli KO per una SIM questa eh, l'indagine su quanto accade appunto eh, nell'acquifero del eh, Gran Sasso. Ancora sul Gran Sasso andiamo a vedere la eh, città che propone una doppia doppia pagina. Uh, al Ministero si lavora per evitare la chiusura. Ieri la riunione con Strada dei Parchi sul PEF, oggi su, quella sul traforo per il commissario il rischio inquinamento. Eh, vengono riportate anche delle, mh, delle dichiarazioni. La D di Strada dei Parchi giudica costruttivo l'incontro di ieri al mit per mantenere aperto il traforo autostradare. Il ministro Toninelli. Ehm, se il ministro tace, il dirigente del MIT conferma che non spetta a Strada dei Parchi la messa in sicurezza delle canne. Il presidente Marsilio, oggi in consiglio regionale, eh, ci sarà una seduta dedicata. Gli si chiede di accettare il ruolo di commissario per l'emergenza acqua. Per quanto riguarda invece ehm, le reazioni, Forum dell'Acqua, la storia non è come la racconta Strada dei Parchi, Augusto De Santis chiede di prendere in considerazione solo gli atti ufficiali. E poi le altre notizie, manifestazione allo svincolo Gammarana, il Comune si mobilita contro il possibile ritorno all'antico valico delle eh, capannelle e nel ehm, taglio basso eh, per Berardini tutto chiaro negligenze di strada dei parchi, il deputato Teramano difende a spada tratta il ministro Grillino Toninelli. Pagine eh, successive ancora dedicate a questo argomento. Eh, la messa in sicurezza stavolta sia definitiva. L'osservatorio indipendente porta in Senato l'emergenza al Gran Sasso e chiede lo stanziamento eh, dei fondi. No a un valduci bis per evitare di ritrovarsi tra 15 anni nella stessa situazione di oggi. Va evitato il modello del commissariamento del 2003 quando calò su tutta la vicenda il più assoluto silenzio. E poi le reazioni oggi in, il Consiglio regionale, politiche e associazioni contro la chiusura. Confindustria, sindacati e ordini professionali aderiscono alla protesta contro la chiusura del tunnel autostradale. Lasciamo questo argomento, torniamo sul quotidiano Il Centro e andiamo a vedere eh, la pagina Abruzzo. Eccola qui: Trabocchi, Marsilio vuole la nuova legge, il centrodestra spiana la strada ai ristoranti sul mare. Ma dopo il PD anche Smargiassi dei 5 Stelle e Confesercenti dicono no a questo progetto. Oggi il voto in eh, Consiglio. Per quanto riguarda il partito di Salvini, la Lega, Bellachioma nomina quattro nuovi eh, commissari, poi nei vertici di eh, Confindustria De Cesare entra in Consiglio nazionale, il 29enne Teatino rappresenterà il settore giovani imprenditori e eh, nel taglio basso. Alpini e l'Abruzzo protagonista a Milano in 1800 sfilano al raduno nazionale. Siamo così arrivati alla, a pagina, alle pagine di Pescara, sempre sul centro, il rilancio dell'impianto NAIADI si volta pagina gestione affidata a quattro associazioni sportive. Non è bastato a Serraiocco presentare un'offerta di ehm, eh, 211.000 euro, soltanto terza la cordata romana. L'impianto passa a Pinguino Nuoto, Pescara Palla Nuoto, Club Acquatico e Gollum Climbing Academy. Ancora le reazioni a questa notizia a Febbo, l'assessore regionale. Ora le garanzie per i lavoratori, si punta a una clausola, salva posti nel contratto, i dipendenti della Progetto Sport proseguono il sit-in. Andiamo avanti, ancora nelle pagine di Pescara del Centro, Terme slitta l'apertura di popoli, SOS alla regione per Caramanico. CGL e CISL chiedono la riattivazione delle strutture. Subito il via libera alle prestazioni di riabilitazione. La società in liquidazione ha presentato una proposta per la ripresa. Intanto arrivano le prenotazioni. Pagina successiva, verso le comunali a Pescara, Lega, il mercatino etnico non verrà smantellato, il carroccio contraddice i sospiri, no alla chiusura o interviene la Corte dei Conti. E sulla mobilità avverte Corso Vittorio non diventerà di nuovo isola pedonale. Poi ancora Sclocco Centro Cetacei nel Museo del Mare, la candidata lancia l'idea di traslocare la struttura, i locali dell'ex circoscrizione non sono adeguati. Golena Nord senza auto, coalizione civica propone anche Viale Pindaro pedonale. Proseguiamo ancora con le pagine di Pescara sul centro. Il maltempo non si placa, piogge e basse temperature. Primavera dove sei finita? Rinviati i cambi di stagione a Pescara 7° gradi in meno rispetto alla media, il meteorologo situazione anomala, miglioramenti solo nel fine settimana. E per quanto riguarda il maltempo, albero cade sul recinto dello stadio Adriatico e finito con una della eh, contro una pensilina della tribuna Maiella rimosso dai vigili del fuoco. Andiamo avanti. Usura: nove anni e dieci mesi di carcere. Luigi d'Alessandro, condannato per una serie di prestiti a strozzo a piccoli imprenditori in difficoltà. E poi, anziana ferita: volevano scipparmi via del circuito. La donna ha raccontato di essere stata spintonata da due ragazzi. Ancora cronaca giudiziaria: uccise il vicino. Mucciante chiede il rito abbreviato. Questa la richiesta dei legali difensori Gianluigi Amoroso e Clara Di Sipio. Proseguiamo. Con, eh, con il centro e completiamo le pagine di Pescara, una borsa di studio intitolata a Ludovica, lo Sci-Club ha ricordato la bimba e la madre uccise un anno fa e domenica una manifestazione di beneficenza al Flaiano, sempre al Flaiano TEDx, speaker a confronto sull'essere umano. Andiamo avanti nelle pagine di Montesilvano verso le elezioni comunali, antenne, sperimentazione 5G, candidati sindaci con i comitati. Ieri l'incontro nella sala tricolore con le associazioni che si battono contro l'elettromagnetismo, De Martini, Spanichella e Fidanza aderiscono alle richieste sia al piano comunale degli impianti. E poi articolo 1 al PD, senza accordo, niente voti, candidati esclusi all'ultimo momento dalla lista di fidanza si appellano alla direzione nazionale. La cronaca si schianta con la Porsche contro un muro e grave incidente a spoltore sulla statale 16bis nelle vicinanze del cimitero del borgo, soccorso eh, dal 118, il conducente 52enne ricoverato nel rieparto di eh, rianimazione. Di spalla l'Alessandrini, diploma di cinese per 15 studenti e poi a centropagina malattie renali, trapianti da aumentare a spoltore, l'assessore alla sanità veria al convegno dell'ANED. Poi, eh, nella pagina successiva, furti negli stabilimenti: il ladro è di Ortona, a Francavilla e i carabinieri arrestano un 44enne dopo il colpo al bar Rotonda e poi ancora la soprintendenza ritrovi l'antico calice di D'Angelo Penne l'appello dell'artista Costantini sull'opera di oreficeria del XIV secolo prelevato dal Duomo non vi sono più tracce deve tornare nei nostri musei questo è l'appello a Batteggio assemblea regionale dei sindaci dei borghi più belli d'Italia e poi verso il voto a Manopello, partecipazione dei cittadini nei progetti. Simone Romano D'Alfonso della lista in comune si presenta così. Variante al PRG per far ripartire l'edilizia sono le proposte di Donato Di Renzo di Liberamente. Prima di passare le pagine di Chieti andiamo a vedere quelle di Pescara sul ehm, Messaggero. La Lega detta le condizioni a Masci, le priorità, la Movida rispetti il riposo dei residenti, Corso Vittorio aperto alle auto, no a nuove zone pedonali. Previsti più parcheggi e meno verde nell'area di Risulta che potrebbe accogliere la filovia trattativa sul Parco Nord. Il candidato sindaco dovrà tenere conto delle istanze più importanti ehm, dell'alleato eh, più pesante nella maggioranza. Poi ancora sclocco al centro città, cioè Civitarese svela i piani sul traffico e poi nel taglio basso ritroviamo le Nayadi affidate alla Pinguino Nuoto, spiragli per il recupero del personale gestione fino al 2020. Parla la Presidente Daniela Sorge, riapriamo da luglio e valuteremo l'ipotesi di anticipare i tempi. Poi ancora condanna a dieci anni per l'usurario dei piccoli negozianti, Luigi D'Alessandro riconosciuto colpevole di una serie di episodi ai danni di operatori in crisi delle province di Pescara e Chieti. Ehm, schianto in auto e alberi caduti e pesante il bilancio del maltempo nell'area metropolitana. Nella pagina successiva ipotesi di salvataggio per l'Immacolatella, la cappellina di fine Settecento nell'ex tenuta della famiglia Caffè era la metafissa delle scampagnate di Pasquetta dei Pescaresi. Italia nostra lancia la campagna per il recupero, potrebbe diventare luogo della memoria dell'economista scomparso. Ancora da Pescara, topi cinghiali e zanzare, allarme a Fosso Carmine e poi mucciante verso l'abbreviato Ginaula, il killer del vicino il 25 aprile del 2018, il delitto di Salvatore Russo con 38 coltellate, il perito parziale, infermità di mente. Andiamo ad aprire le pagine di Chieti sul eh, Messaggero Capolinia Mattucci, rinvio a giudizio per bancarotte seriali per l'imprenditore montesilvanese patron del Night Tortuga che comparirà in aula a dicembre insieme a 15 presunti complici. Poi il lavoro degli 007 nell'era di Facebook, l'ex capo della CIA al convegno di Chieti sulla cyber intelligence e poi. Il premio Prisco, signori dello sport al premio Prisco eh, che va a Marotta e De Zerbi la dinero azzurro, nessuna anticipazione sul dopo Spalletti. Gravina, campionati regolari con controlli severi sulle iscrizioni. e Noi possiamo andare a vedere un po' di interviste raccolte da Stefano Recanati proprio a margine del premio Prisco. E manca tantissimo in un mondo che è completamente è cambiato rispetto al suo vissuto la sua ironia, la sua autoironia celebravano comunque un mondo che era fatto soprattutto di grandissimi valori e proprio oggi, direi, ricordarlo significa ricordare e esaltare il valore della memoria, ecco, mai come oggi la sua ironia ci apre la strada verso una identificazione di questo mondo che oggi è fatto di tantissima pressione e ha perso quello che poi l'essenza, cioè essere un gioco, essere un gioco, essere un contenitore di emozioni. E Pino Prisco a modo suo ha vissuto direi, in modo esemplare questo mondo? Io credo che le idee siano sempre determinanti. Quello che è importante allo stesso modo sono le caratteristiche dei giocatori, perché sono sempre loro i protagonisti. Quindi tu non puoi chiedere a tutti la stessa, la stessa cosa, c'è cioè, chi te la, te la può riproporre in maniera positiva e altri in maniera negativa. E quindi eh, l'allenatore dipende dai giocatori che vengono presi dalla società e quindi è sempre un lavoro di equip. No, una grande soddisfazione quando l'ho saputo mi ha fatto veramente un grande piacere, insomma un premio prestigioso e lo dico con grande sincerità, sono molto onorato di riceverlo. Il premio Prisco è la, la massima espressione di un impegno sociale, territoriale di riconoscenza e di riconoscibilità da parte di un grande imprenditore dotato di grande sensibilità come Marcello Zaccagnini e quindi credo che sia un premio importante, un grande simbolo, una grande testimonianza di quei valori del calcio che noi amiamo. Peppino Prisco è stato un mio carissimo amico, ci sentivamo quasi tutti i giorni, lui aveva due amori. Eh, gli Alpini e l'Inter eh, come non ricordarlo no? come amico, come grande dirigente le sue battute erano sempre molto argute eh, era un simpatico anche se aveva una verve un po' da bauscia come dicono a Milano eh. Come ogni anno, il prestigio del Prisco impone scelte di un certo spessore, e ogni anno si riesce ad avere qui a Chieti, in questa bellissima cornice che è il Teatro Marruccino, eh, nomi prestigiosi del calcio italiano. Resta la bellezza, il prestigio e l'importanza di una manifestazione che credo dia lustro non soltanto a Chieti, ma un po' alla regione, allo sport abruzzese. Andiamo avanti con il quotidiano Il Centro, pagine di Chieti, offese su internet, indagine dei carabinieri, insulti su Facebook, scattano 12 denunce nei guai gli utenti che diffamano una coppia colpevole tra virgolette, di aver denunciato la titolare di una palestra per la musica alta. Di spalla la Cassazione assolve due teatini, un privato può installare le telecamere sulla strada. E poi ancora frode fiscale e bancarotta in 17 a processo, il PM è un'associazione delinquere capeggiata da Mattucci e c'è una condanna con l'abbreviato. Pagina successiva, tragedia al calcetto, oggi funerali, la morte di Cristian, resta un mistero. Il medico legale non è stato né infarto né shock anafilattico, servono altri accertamenti e un giallo, come la morte di Pier Mario Morosini, che, come ricorda anche il giornale, è avvenuta per cardiomiopatia d'origine genetica. Nel taglio basso, salvati nel dirupo in azione 90 soccorritori, maxi operazione sulla Maiella, si apre il dibattito e il maestro di sci propone soccorsi a pagamento. La sentenza dirigente amministrativo concorso ASLI-TAR fa ripetere gli orari contestati e le, le prove sostenute a porte chiuse dovranno rifare l'esame i 12 candidati ammessi e tra essi anche la vincitrice. Poi in Val di Sanglo, Blitz della Polizia nel ristorante Ballano in 200 ha denunciato non ha la licenza. Eh, proseguiamo con il quotidiano Il Centro, pagine di Teramo, la tragedia sfiorata, a capannone crollato per la neve a processo il re dei prefabbricati in aula con l'imprenditore De Eugenio, fornitore della copertura, anche il progettista e il collaudatore. La procura ci fu un'errata previsione progettuale, il proprietario rimase gravemente ferito. Di spalla il tentato omicidio coltellate alla ex oggi la perizia eh, psichiatrica e poi ancora giudiziaria, truffe, truffa gommeur verso una superperizia eh, la potenziale potrebbe disporre il Tribunale 3 della famiglia Massi a giudizio per i presunti finti cambi di gomme. Andiamo avanti. In neurologia al Mazzini di Teramo, cure innovative per l'emicrania grave. Il centro cefalee sta somministrando una molecola ancora non approvata dall'agenzia del farmaco a 10 pazienti. Dunque c'è questa sperimentazione. Poi Villa Rosa, una società a circa 50 animatori nei villaggi turistici di eh, tutta Italia, storia che arriva da Teramo nel Taglio Basso, porti libri a domicilio per sfidare le, le catene editoriali e la storia di Cristian Simonella, unico libraio indipendente di eh, Teramo. Andiamo a vedere pagine di Teramo sul Messaggero. Strade: subito mezzo milione per ricoprire buche e crateri. Il Comune anticiperà il primo intervento utilizzando i residui dei mutui già stipulati, i cantieri previsti nelle zone più critiche di via urbani, via Raniero e in periferia. L'impegno. Dell'assessore Valdo Di Bonaventura che, sugli asfalti, con la Brodo ha realizzato addirittura un reportage fotografico di spalla ambientalisti in rivolta per i gatti eh, prigionieri eh, per la vicenda appunto dell'ex manicomio. E poi eh, nel eh, taglio basso gli sfollati di coll'atterrato: fateci rientrare ancora persone senza casa dopo il terremoto a Teramo. Nella pagina della provincia, come ti rilancio l'Europa Acciai dopo la scomparsa di Fortunato? di Luca tutto sembrava in salita ma la figlia e l'amministratore hanno tenuto duro, sono stati assicurati lavori a tempo indeterminato e nuove assunzioni nell'azienda del polo industriale. Poi ancora le altre notizie, Tortoreto, via e ehm, piazza in sicurezza per l'arrivo della tappa del Giro d'Italia, Roseto in bici fino al santuario di Meggiugorie, a Santomero crollò Capannone, tre tecnici a giudizio, Giulianova di Crescenzo, l'ex Movimento 5 Stelle dà ragione a Eden Cibei. Andiamo sulla città, così completiamo le notizie eh, dal eh, Teramano e allora eh, proseguiamo dopo le pagine che avete visto sul traforo del Gran Sasso. Tre feriti e un istrice morto al bivio per Torricella, incidente frontale sotto la pioggia tra tre autovetture che provoca lunghe code sulla, ehm, tra Teramo e Montorio. Poi eh, sale la tensione per la ricostruzione ferma, sportello sociale e USB, criticano i tempi lunghi degli interventi e anche l'assegnazione delle case, dei costruttori. Poi isola, gli studenti corrono per combattere la fame, il borgo Teramano rappresenterà l'Abruzzo nella quinta edizione della giornata sportiva contro la malnutrizione. Notizia che arriva invece da Civitella, confermata la condanna di Antinori, l'appello infligge 7 anni e 10 mesi al medico civitellese per la tra virgolette, rapina di ovuli, l'accusa, tre anni fa il medico avrebbe prelevato gli ovuli ad un'infermiera spagnola nella clinica Matris. E poi eh, andiamo avanti. Talvacchia presenta il programma delle tre S. Siamo nella pagina di Sant'Egidio alla Vibrata. Il candidato sindaco del centro-destra punta su solidarietà, scuola e sicurezza durante l'incontro all'hotel Concord. E poi eh, Casa Pound presenta la lista attaccando centrodestra e centrosinistra. Monardi ha incontrato i cittadini e ha, e ha spiegato il programma. Obiettivo minimo: eleggere almeno un consigliere. Ecco come cambieremo il corso. A Giulianova, Costantini presenta il progetto di penalizzazione di via Sauro a Lido, sociale in tempi difficili, ritengo che il supporto dei mecenati vada avvicinato alle questioni sociali, sono le proposte di eh, Costantini. E poi il eh, caso prostituzione anche davanti al cimitero di Giulianova, attribuendo i raccogli alla segnalazione dei cittadini, annuncia le ronde del eh, territorio. Sempre da Giulianova, incontro sullo sport nella sede di di Fratelli d'Italia e ancora eh, andiamo avanti eh, nella pagina di Roseto Pineto a Silvia, Roseto insegne il sindaco mantiene la promessa eliminato in giunta comunale l'aumento del 30%, la protesta i commercianti avevano coperto le insegne dei loro esercizi in segno di eh, protesta. Uh, nel taglio basso, Villa Filippone Taolero, aperta per gli eventi estivi, il sindaco Sabatino di Girolamo ha incontrato ieri in comune gli eredi della famiglia. Eh, torniamo sul quotidiano Il Centro, eh, andiamo a vedere la pagina eh, di Silvi che non avevamo visto in eh, precedenza eh, di Pinetro Ate e Silvi, l'opposizione di Silvi, eh, 2 eh, milioni di disavanzo nel consuntivo 2018, l'approvazione del bilancio in ritardo. I consiglieri chiedono al prefetto di diffidare il eh, comune. Poi ancora mh, ad Atri Teatro Romano pulito dai volontari, eh, questa è l'altra notizia mh, sulla pagina. Siamo così arrivati eh, all'Aquilano, impianti sportivi, strutture fuori norma, torri Littoria del Fattori, ecco i controlli, lo stadio potrebbe restare chiuso a lungo, intanto venerdì arrivano in città 3-4 mila persone per i campionati universitari. Uno schipasse europeo per il Gran Sasso, intanto il centro turistico dopo anni a zera il disavanzo e la neve è caduta copiosa a Campo Imperatore. Pagina Facebook oscurata, parla la docente, a Sulmona Tiziana Di Pietro insegna diritto, nessun contenuto violento, razzista o antisemita. Poi alla pagina successiva Palazzo Occupato, il caso a Roma, Blitz del Cardinale, Gesto straordinario, l'avvocato Aquilano Grimaldi e il musicista Teramano Velozzi erano con il porporato che ha riattaccato la corrente. Poi ancora ad Avezzano, al semaforo 13.000 multe da annullare, l'opposizione in comune invoca un provvedimento per tutelare gli automobilisti che hanno superato la striscia bianca e sono stati fotografati dal cosiddetto T-Red. Andiamo a vedere eh, la pagina, le pagine dell'Aquila sul messaggero. Megaparcheggio scontro totale, MMP fa eh, ricorso contro la Revoca, mossa a sorpresa nell'ultimo giorno utile per scongiurare il ritiro della concessione. La sospensiva si discuterà il 19 giugno. Intanto l'amministrazione tira dritto l'ira dell'assessore Carla Mannetti. Sono imprenditori che dovrebbero avere a cuore le sorti della eh, città. Andiamo a vedere le altre notizie. Ecco il giro, si moltiplicano gli eventi, venerdì l'arrivo della settima tappa che partirà da vasto, polizia municipale al lavoro per definire il piano viabilità. Da stasera proiezioni cinematografiche, musica e dibattiti, spazio alla gran fondo cittadini allo Street Food al Castello. Il terremoto Lo Stato rivuole le provvisionali ed è battaglie. I familiari della giovane Ilaria Rambaldi dovranno tornare in aula nel processo civile. Pagina successiva, Facebook, profilo Perigno tra gli oscurati: tra i 23 siti colpiti in Italia, anche lo spazio Lega Salvini, aperto lo scorso anno da un insegnante del Polo Scientifico. La fondatrice si difende, la mia pagina non incitava a violenza e odio, l'avevo ceduta a una persona vicina al, al partito leghista. Eh, andiamo a vedere adesso le pagine di Sport, torniamo sul quotidiano Il Centro, ripartiamo dalla Serie B. Cambia la classifica, Palermo retrocesso in Serie C, Pescara quarto che va dritto in semifinale. Il TFN condanna i siciliani, playoff confermati, Delfino in campo. Il 22 di maggio questo è il programma dei quarti di finale con Spezia-Cittadella venerdì alle 21 e Verona-Perugia sabato alle 21. Poi eh, aspettano in semifinale Pescara e Benevento le vincenti dei quarti eh, di finale. Questo è il tabellone. Sebastiani commenta eh, la sentenza, sentenza esecutiva, giusto non posticipare gli spareggi. La scommessa di Pillon. Se andiamo in A, taglio i baffi. E poi nel taglio basso spareggi positivi con Umbri e Scaligeri, i precedenti nei playoff evocano dolci ricordi al Delfino, sempre vincente la squadra del grosso a disposizione per i playoff, Memusciai e Bruno stringeranno i denti. Andiamo a vedere l'apertura dell'Abruzzo Sport del Messaggero, eccola qui il Palermo in C, il Pescara quarto, condannati i siciliani, Mister Pillon entra dalla semifinale a partire dal 22. Maggio il Delfino affronterà la squadra vincente della sfida Verona-Perugia playoff subito. E poi il protagonista Brugman vuole vincere per rendere la stagione sicuramente più bella. Ma noi andiamo a vedere insieme il servizio proprio su quanto accaduto ieri nel piccolo terremoto in Serie B. Classifica sconvolta nel campionato di Serie B. Mano pesante del Tribunale Federale Nazionale che questo pomeriggio ha disposto la retrocessione all'ultimo posto del Palermo. I giudici hanno dunque accolto le richieste della Procura Federale che lo scorso venerdì in sede di dibattimento aveva chiesto proprio la retrocessione dei Rosanero all'ultimo posto per irregolarità amministrative. Irregolarità senza le quali, sempre secondo la Procura, il Palermo non avrebbe avuto una situazione di bilancio tale da poterne consentire l'iscrizione agli ultimi campionati di Serie B. La ricostruzione della Procura è è stata dunque avallata dal TFN, che però ha giudicato inammissibile il deferimento nei confronti dell'ex presidente Maurizio Zamparini, per il quale la procura aveva chiesto cinque anni di inibizione con proposta di preclusione. Sanzione che invece ha colpito, come richiesto dalla procura, Anastasio Morosi, presidente del collegio sindacale. Per lui cinque anni di inibizione più preclusione. Due anni di inibizione, anche qui come da richiesta, combinati all'allora presidente Giovanni Giammarla. La sentenza del TFN scuote la classifica della Serie B a due giorni dalla chiusura della stagione regolare, anche alla luce della decisione presa all'unanimità dal consiglio direttivo della Lega di Serie B, che nel prendere atto della immediata esecutività della sentenza ha deliberato che i playoff partiranno regolarmente in questo fine settimana, come nelle date comunicate lo scorso 29 aprile. Tutto questo nonostante il Palermo faccia ricorso in appello, ma non si aspetterà quel verdetto di secondo grado. E allora, vista la nuova classifica, venerdì prossimo, 17 marzo. Maggio si sfideranno allo stadio Picco Spezia e Cittadella. Il 18 maggio, al Bente Godi, si giocherà Verona-Perugia con la squadra Umbra di Nesta che entra nel lotto dopo la decisione sul Palermo. Il Pescara entrerà in scena con la semifinale d'andata mercoledì 22 maggio quando giocherà sul campo della vincente di Verona-Perugia. Match di ritorno all'Adriatico Cornacchia domenica 26 maggio. Nell'altra semifinale il Benevento sfiderà la vincente di Spezia Cittadella il 21 e il 25 maggio. Sempre il consiglio direttivo, con un'altra decisione a sorpresa, ha deliberato che la retrocessione del Palermo si aggiunga alle tre dirette già definite dal campo: Carpi, Padova e Foggia. Quindi non ci saranno play-out. Salernitana e Venezia sono salve. E dunque questo è il punto della situazione con Andrea Costantini, noi eh, proseguiamo col calcio ma col calcio a 5, semifinale a questa pone scivola in casa, si riparte ora dall'1 a 1 nella gara 3 in programma a Napoli venerdì prossimo. Eh, completiamo le pagine di sport del messaggero, in serie D la Vastese salva, va in pellegrinaggio, tutta la squadra si recherà a San Michele Arcangelo, la chiesa. Del patrono della città, Bolami, ora stacco la spina. Papagni non è sicuro della conferma, ma chiaramente non c'è fretta. Di spalla ancora Serie D, Avezzano nel centenario. C'è stata solo una gioia: con vittoria ha saputo tirare fuori dalle paludi tutto l'ambiente marsicano. A Maolo El Pineto voglia di continuare con il tecnico che ehm, ha sfiorato mh, diciamo, la, um, la promozione andando ai playoff, il bilancio dell'allenatore in due anni è stato formidabile nonostante il KO appunto, nei playoff ha recanati. Per la Serie C, Teramo sui rinnovi di Caidicelli e eh, De Grazia, ancora Serie C con il eh, centro. Il futuro del club biancorosso Campitelli, Teramo pronti nuovi soci, il patron annuncia non vado via perché sono una persona responsabile ma sto lavorando per far entrare altri imprenditori. Il presidente stringe per l'arrivo di Quintigliani speriamo che ci dia una mano. Qui eh, servirebbe un secondo Campitelli, allora sì che nascerebbe una grandissima eh, società, queste le parole del patron. Andiamo adesso in serie D. Pineto, Asse Col Pescara spunta l'ipotesi Epifani. La collaborazione tra le due società potrebbe portare in panchina l'ex. Delfino, Colavitto, Avezzano, impresa storica Franchevilla Candeloro, quale futuro per il sodalizio eh, giallorosso eh, ancora dilettanti promozione la festa dei nero verdi castelnuovo pronto per l'eccellenza e poi l'altra neopromossa Trionfo Bagicalupo dedica a Marinelli pagina successiva con la pallacanestro di Biria Bluzzesi nei playoff Coen indica la strada tiate super difesa per battere eh, Salerno alle 21 gara 2 al Pala Tricalle Lancia l'amatori, gruppo di lottatori. <coughs> Scusate, ma non fermiamoci, <coughs> l'ala in evidenza nella prima gara di semifinale con Nardò. Andiamo a vedere anche la città, e concludiamo. Eh, le pagine eh, di sport e la nostra rassegna stampa un difensore in meno per tornare a vincere il Teramo del futuro potrebbe tornare alla retroguardia a 4 si valutano le conferme di Caidi e Polak ricostruire ma non da zero la base dal punto di vista tecnico c'è adesso c'è da cambiare pelle provando un sistema di gioco con più elementi offensivi per tornare ai successi che mancano da troppo tempo poi il Futsal a Giulianova sarà eh, grande protagonista all'elite del calcio a 5 italiano da oggi fino al prossimo 18 maggio. Eh, L'impresa degli ultraciclisti con il sorriso eh, della madrina e la benedizione del frate da San Gabriele a Meggiugori in bicicletta. Ieri il prologo da Roseto al Santuario sotto la pioggia battente. Ci fermiamo qui con la nostra rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina, l'appuntamento con Mattino 6 è per domani alle ore 8, grazie per essere stati con noi, vi ricordo l'appuntamento con Proteramo questa sera alle ore 21 con Jacopo Forcella e per quanto riguarda la nostra informazione i TG alle 14, alle 19 e alle 23. Buona giornata.